Il bello nell'arte non esiste. Ecco, già adesso avrò perso una serie di voi perché noi diciamo sempre: ah no, sì, bello, no, questo quadro è bellissimo, pazzesco. Cioè, no, è sbagliato per un motivo molto semplice. Il bello è qualcosa di personale. Tentare di rendere questa cosa universale è davvero un disastro. Sarebbe come dire che c'è un gusto di gelato che piace a tutti quanti. Allora, perché esiste la categoria estetica di bello? Siamo tra il 700 e l'800 e nasce questa filosofia che si occupa dell'arte. Si chiama estetica, nel senso che si occupa di tutti quegli aspetti che si legano all'arte e alla nostra percezione. C'è una categoria estetica per descrivere i quadri che si chiama il bello. Ecco, questa categoria estetica non racchiude quello che noi oggi nella nostra contemporaneità chiamiamo bello, perché il bello per l'estetica ha una serie di caratteristiche che sono molto definite e oggettive. Ad esempio, l'armonia, la simmetria. Ecco, quando noi parleremo di bello in questo video, parleremo di una categoria estetica. Quindi, iniziamo. Ciao, io sono Benedetta e questa è Arte Facile. Come sempre, la roba che ci ha rovinato a noi è stato l'Ottocento, è stato il neoclassicismo. Perché? Perché questo, insieme al romanticismo, ha definito in buona parte il nostro pensiero contemporaneo, ha definito in buona parte quello che noi oggi troviamo bello. In questo periodo c'è stata una grande riscoperta dei classici e dell'antichità classica. Quindi noi abbiamo legato il nostro concetto di bello a quello che era il bello per gli antichi, proprio realizzato in modo armonioso e corretto dal punto di vista tecnico e formale. Il bello nell'arte classica raggiunge l'aspirazione del bello ideale. Iniziamo col dire che il bello era una caratteristica positiva anche etica. Per i greci c'era quello che viene chiamato kalos kai agathos, il bello e il buono, nel senso che queste due cose dovevano per forza andare insieme, per forza andare a braccetto. Se sei bello, sei anche buono, se sei brutto, sei cattivo. Il bello raggiunge un valore ideale, infatti viene chiamato bello ideale e si raggiunge il bello quando? Quando c'è una perfetta imitazione della natura, quindi quando le cose sono realistiche. Ok, non proprio realistiche, diciamo fatte con Photoshop, perché dovevano essere perfette. Non a caso, ad esempio, quello che veniva percepito come difetto era anche il difetto morale. Quindi, soprattutto se io devo fare persone di alto rango, oppure ancora di più, gli dèi, oppure gli eroi, devo farli belli perfetti. Devo farli con un canone, ad esempio. Non è un caso che in questo periodo sia stato inventato il canone, quindi delle proporzioni matematiche che servivano per fare le statue oppure le opere d'arte. È lo scultore Fidia che scrive proprio che il corpo bello è il corpo proporzionato in ogni sua parte. Ok, però per continuare adesso bisogna fare una parentesi. Noi, come la storia dell'arte che viene insegnata in Italia, stiamo seguendo un'idea eurocentrica e soprattutto italiocentrica per parlare di bellezza, perché questa idea cambia non soltanto nella storia, ma anche e soprattutto nelle diverse comunità e nei diversi popoli. Quindi, nel Medioevo il bello era ciò che era legato al divino. Anche il bello naturale, un fiore oppure un animale, era qualcosa di legato a Dio, perché tutto quello che troviamo sulla terra, soprattutto quello che troviamo bello, è stato fatto da Dio. Se l'uomo l'ha corrotto, allora inizia a diventare più brutto. Per avere un vero e proprio canone estetico, però, per le persone che vengono rappresentate, dobbiamo aspettare l'epoca feudale. In questo periodo la bellezza era quella degli svevi e dei normanni, quindi popolazioni alte, bionde, con la carnagione molto chiara e che quindi sicuramente non lavoravano sotto il sole. Ed è proprio così che vengono fatte le Madonne e le persone che appunto dovevano rappresentare la bellezza
vista in tutta la sua perfezione divina. Un'altra cosa molto interessante è che, sebbene la religione cristiana condanni l'idea di vestirsi in modi molto particolari oppure di curarsi eccessivamente in modo da risultare belli ai nostri occhi o agli occhi degli altri, in questo periodo nascono una serie di cosmetici, di sbiancature che proprio dovevano ripercorrere questa idea di bellezza. Inizia il Rinascimento, che è un periodo particolarmente florido per gli artisti in generale, che trovano rifugio alle corti dei sovrani. E i sovrani ci tenevano proprio a far vedere con i quadri che loro stavano bene. E una delle caratteristiche per star bene è proprio quella di mostrarsi belli floridi, in carne, con le curve abbondanti. È proprio in questo periodo che quindi ritorna un'idea del corpo come prosperità. Nel periodo del Rinascimento l'arte non è più un'attività manuale che ci permette di creare appunto dei manufatti come potevano essere quelli del Medioevo, ma viene proprio percepita come qualcosa di intellettuale, quindi è prima di tutto uno sforzo della testa, dello studioso, della conoscenza, che poi verrà anche trasposto sulla tela. Ancora l'uso delle proporzioni, come erano per l'antichità classica, ma anche l'uso appunto delle nuove scoperte, nel senso delle nuove modalità di pittura, come ad esempio la prospettiva, quindi la rappresentazione dell'uomo rispetto al mondo. Nella seconda metà del Cinquecento c'è un disastro, l'uomo non è più al centro del mondo, c'è Copernico che ci dice che giriamo tutti intorno al sole. E quindi capite anche voi che anche dal punto di vista dello studio scientifico le cose cambiano. In questo periodo c'è proprio il tramonto di tutte le idee umanistiche di pace del mondo e tutti stiamo bene, un sacco di cose che potrebbe dire Miss Italia. Quindi anche questo si riflette nell'arte e anche questo si riflette nella concezione degli artisti del bello. Il bello non è più soltanto armonia e soltanto proporzione, ma diventa davvero qualcosa di sinistro, perché diventa insieme a tutte queste cose manierista, una tensione inquieta che sta al di là delle regole matematiche che governano il mondo fisico. L'arte diventa davvero qualcosa che va al di là della semplice rappresentazione del mondo. Il passaggio dal manierismo al barocco diventa anche un passaggio per quanto riguarda invece la ricerca di qualcosa di bello. Abbiamo capito che la bellezza è qualcosa che va al di là del mondo, nonostante rimangano i concetti di proporzione, di floridità delle figure. La bellezza è anche qualcosa che va al di là della divisione tra bene e male. In questo periodo c'è la grandiosità della Controriforma, quindi la Chiesa si rende conto che si sta spezzando in qualche modo e deve persuadere, soprattutto gli eretici. Per farlo si lega alla vita terrena. La vita terrena è qualcosa dove il bello classico, il bello ideale, il bello fatto con Photoshop che facevano gli antichi non esiste. E non esiste proprio da nessuna parte. Quindi decide di essere più terrena possibile. Il bello, in questo caso, inizia a legarsi anche a dei sentimenti negativi. Allora, che cos'è il bello per il barocco? È comunque qualcosa che si lega all'idea del divino, è comunque qualcosa che si lega all'idea di una vita giusta, come ce l'ha data Dio. È comunque proporzione ed è comunque bravura tecnica, ma non dimentica appunto di essere tra le persone. Il Settecento si apre con il trionfo della monarchia. Grande Luigi XIV, il re sole. Il problema è che poi si chiude anche con la caduta della monarchia, perché lo facciamo chiudere, idealmente parlando, con la rivoluzione francese. In questo periodo dei grandi monarchi d'Europa si sviluppano due stili, il neoclassicismo e il rococò.
Per quanto riguarda il neoclassicismo, potete prendere quello che ho detto sul classicismo e incollarlo in questa parte del video, pensando che quelli che vengono rappresentati non sono più gli dèi oppure gli eroi, ma sono appunto i reali. Guardate ad esempio Napoleone come Marte pacificatore oppure Paolina Bonaparte come Venere vincitrice. È uno stile severo e che richiama l'antichità e probabilmente era così di moda anche perché in questo periodo nasce una nuova categoria, ovvero quella della borghesia industriale. I borghesi che si stanno arricchendo davvero tanto, che vogliono elevarsi a livello dei nobili, ma che lo fanno con una filosofia nuova, che è quella dell'illuminismo. Quindi noi crediamo tantissimo nel progresso scientifico, crediamo tantissimo nello studio e molto poco nella creatività. L'arte in questo periodo ha quindi una funzione totalmente estetica e anche totalmente laica e nascono le accademie. Devi fare questa cosa come ti viene insegnato e devi farla bene. Meglio la fai, più questa cosa viene considerata bella. Il bello quindi è armonia, è piacevole, è gradevole e nasce appunto dalla perfezione delle forme e della pittura. Regolarità, equilibrio, eccetera, tutto molto noioso se volete sapere il mio parere. Diventa tutto meno noioso quando tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo in Europa si espande un grande movimento culturale che viene chiamato romanticismo. Rapporto uomo-natura, ritorno al passato medievale, aspirazione dell'assoluto e dell'infinito, un senso di libertà, individualità e nazione. A questo punto la bellezza si inizia a definire sempre più con difficoltà, perché diventa bello tutto quello che è lontano, che è magico, diventa bella anche la morte in un certo senso. Quindi è bello il fantastico, anche se appunto è molto lugubre, come l'artista svizzero Füssli. Oppure diventa bello il pittoresco, quello che appunto ci racconta di un preciso luogo, come ad esempio Constable oppure Turner. Diventa bello il sublime di Blake. Quindi qua bello si lega a un'altra categoria estetica che è stata inventata proprio in questo periodo, che è il sublime. Il sublime è il bello all'eccesso. Il bello talmente bello che un po' ci fa pure paura. Il filosofo e pensatore britannico Burke ci spiega che cos'è il sublime e lo fa con un esempio che secondo me è perfetto. Quando guardate il mare in tempesta, quindi quando guardate la forza della natura distruttrice, che è così mistica, che voi non riuscite a comprendere, ma che è perfetta, proprio perché è natura incontaminata che si riprende il suo spazio. E voi siete al sicuro, a riva, ma appunto riuscite a vedere questo mare in tempesta enorme, quella sensazione, quella che provate guardando è il sublime. Il sublime viene definito l'orrendo che affascina. Un senso di profonda armonia, ma che non ha matrice classica e che soprattutto non ha una matrice fatta dall'uomo. Quindi c'è tantissimo sublime, ad esempio, nella tempesta di neve di Turner, perché è proprio quello che a noi mozza il fiato, che non riusciamo a capire. Torniamo in Francia nel 1848. È un anno che viene definito la primavera dei popoli perché è davvero un anno di rivoluzioni e cambiamenti e in questo periodo si cambia anche nella storia dell'arte. Prendete la noia delle accademie che abbiamo citato prima e cancellatela. Adesso si vuole andare in opposizione, si vuole proprio parlare di ciò che è reale, si cerca la verità calata nella storia, la verità calata nella contemporaneità. Lo fanno molti artisti come ad esempio Courbet. E in questo periodo dov'è il bello? Il bello non è da nessuna parte, il bello non si riesce a trovare perché si parla del mondo contemporaneo. Il mondo contemporaneo tra guerre, morti, rivoluzione industriale non è che fosse proprio bellissimo, comunque un posto semplice dove vivere. E se il bello non si riesce a trovare da nessuna parte nel mondo contemporaneo, allora non ha nemmeno senso che venga messo nell'arte.
Allora, a questo punto c'è un casino, perché il bello nelle avanguardie non esiste, proprio totalmente. Prima abbiamo visto come in alcuni casi si potesse risalire a un'idea di bello come percezione, armonia, come sconosciuto, ma il bello nelle avanguardie è qualcosa di non ricercato. Esiste il bello per i singoli artisti, d'accordo, però non esiste una vera e propria indicazione su che cos'è il bello. E poi nel 1917, quando Duchamp espone la fontana, quindi quando l'arte diventa provocazione assoluta, quando l'arte diventa concetto più che qualcosa che viene fatto effettivamente dall'artista, che andiamo proprio in vacca. Tutto quello che abbiamo detto fino adesso non vale più, non vale più niente. Da una parte è molto più interessante, dall'altra parte è impossibile applicare a questo periodo e poi ai periodi successivi il concetto di bello che è stato teorizzato nell'estetica ottocentesca. Quindi non è più possibile applicare quella che abbiamo definito all'inizio del video come la categoria estetica del bello. L'arte è provocazione, l'arte è avanguardia, l'arte è la nostra società riflessa. E quando studiamo la categoria estetica del bello ci rendiamo conto che l'idea del bello contemporaneo è proprio qualcosa di totalmente diverso. Sono dei canoni che si rifanno a tutta la storia dell'umanità, appunto come l'abbiamo spiegata fino ad adesso. È semplicemente un riprendere, adesso è semplicemente un fare riferimento a. È quella roba lì. Quindi il bello non esiste.